Ilaria Cavo, finalmente il cannone di Paganini in trasferta a Expo Milano, il simbolo dell'unione, del nuovo connubio tra Liguria e Lombardia. Beh, penso che sia un momento alto, che era giusto concederci qui a Expo in questa settimana di nostro protagonismo insieme a Regione Lombardia. È suonato, e anche la scelta è importante da questo punto di vista, da una grande violinista ma molto giovane, Laura Marzadori, prima violinista della Scala, solo 26 anni, e soltanto che vedere la sua emozione di prendere in mano questo violino approvato per tutto il pomeriggio, a domarlo, ci sta riuscendo, ci riesce, credo che sprigionerà delle note che non ci dimenticheremo. Sì, Paganini, il suo violino, il cannone, cibo della mente e dell'anima, quindi siamo orgogliosi e anche emozionati per questa serata qua all'Expo, dove il cannone di Paganini torna a vivere dopo, in questa uscita internazionale, dopo circa 10 anni. Il comune lo mantiene e lo rende visibile al pubblico nella sala paganiniana dei musei, e questa sera il messaggio della cultura e della musica si apre, diciamo così, al mondo con il nostro concittadino Niccolò Paganini. È una grandissima emozione, perché appunto è appartenuto a questo enorme musicista e anche compositore, e si sente in qualche modo l'impronta che lui ha lasciato su questo strumento, sul suono. Ha un suono particolarissimo, perché unisce una morbidezza e ha una grandissima potenza, ed è raro trovare queste qualità così diverse in un unico strumento, quindi sia la consapevolezza che sia appartenuto a un grande, e anche il valore intrinseco dello strumento, di questo strumento di Guarneri del Gesù, che è rimasto in perfette condizioni, con gli spessori originali, non è stato modificato, ed è meraviglioso, insomma.